Cari amici, una nuova figura si è imposta sulla scena pubblica, è il virologo, il nuovo personaggio televisivo di questi mesi di quarantena. Ogni canale ha il suo virologo preferito, ormai li conoscete tutti, e io vi voglio riassumere qualche frase che abbiamo sentito dire in questo periodo. In Italia il rischio pandemia di coronavirus è pari a zero. La malattia arriverà, ma sarà poco più di un'influenza, sarà peggio della SARS, andrà via con l'estate, durerà fino alla scoperta del vaccino, c'è già una cura, ciarlatano, buffone, incompetente, parolaio. Quindi il dibattito sul coronavirus, a dir poco, ha lasciato perplesso gli italiani sottoposti ogni giorno a una serie di previsioni fauste o infauste del virologo di turno. Nel frattempo, incomprensibilmente, il coronavirus, insensibile alle parole dei luminari, si è diffuso come meglio preferiva in tutto il mondo e si è sviluppato in positivo o in negativo senza tener conto, stranamente, delle esternazioni degli studiosi. Potrebbe venire perfino venire il sospetto che gli studiosi sollecitati dai media, invece di fare quello che avrebbero dovuto fare, cioè fornire protocolli di igiene a prova di bomba, si siano lasciati andare a previsioni un po' azzardate, tipo oroscopo. Visto che il virus è una novità e la scienza, nonostante quello che crede il ministro Boccia, che vuole risposte definitive, la scienza non è purtroppo in grado di fornirle in poche settimane. Comunque, la fase 2 adesso consiste nello sbarcare in libreria, cioè il virologo passa dalla televisione al libro. Non è necessariamente un male, tra i titoli che citeremo ce ne sono sicuramente di molto interessanti, anzi da leggere per una corretta informazione, però comunque il fenomeno esiste e noi ci limitiamo a segnalarlo. Il virologo, che ogni tanto, non tutti, sbaglia, arriva puntualissimo all'appuntamento con lo scaffale della libreria. Il più rapido di tutti è stato Vincenzo Burioni, che a marzo aveva già fuori un libro scritto con Pierluigi Lopalco, si intitola Virus. Tutte le vendite, che sono state enormi, sono andate in beneficenza, quindi tanto di cappello, niente da dire. Poi c'era l'avversaria mediatica di Burioni, che era la Maria Rita Gismondo, che aveva annunciato in un post di aver ultimato un libro sulle fake news relative al coronavirus, libro che però è scomparso nel nulla, esattamente come il post che lo annunciava. Poi abbiamo Ilaria Capua, che arriverà con un libro per Mondadori, e poi ci sono studiosi di fama internazionale, come Alberto Mantovani dell'Humanitas, il virologo con il maggior ranking e con il maggior punteggio internazionale, italiano con il maggior punteggio internazionale. E poi tante altre cose che non vi sto a citare. Mancano un po' l'appello Ricciardi, Tarro, Brusaferro, Galli, Bassetti, ma ricordiamoci che è solo maggio e le librerie hanno appena riaperto, probabilmente arriveranno anche loro. A voler essere cattivi, si potrebbe anche pensare che le stesse persone che fino a qua, forse inevitabilmente, hanno capito poco del coronavirus, ora ce lo vogliono spiegare in libreria. Non vale per tutti i titoli che ho citato, ripeto, ci sono tanti validissimi studiosi, però il sospetto potrebbe anche venire.